Fa tappa a Torino, nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, MC Mafia, la prima mostra su mafia, camorra e 'ndrangheta nella storia del fumetto. Pensata dall'associazione Da Sud, la mostra è curata dal Museo del Fumetto di Cosenza e da Cluster ed è promossa, per l'appuntamento torinese, dal Consiglio regionale del Piemonte. La versione speciale, allestita per Torino, è interamente dedicata all'esposizione di tavole, tratte da fumetti, che hanno raccontato le vite dei protagonisti dell'antimafia, da Impastato a Borsellino, da Falcone a Siani, da Fava a Natale De Grazia, con una sezione dedicata a Mauro Rostagno. Si è parlato di criminalità organizzata, di mafia, di camorra e di 'ndrangheta in vari modi, attraverso il cinema, attraverso il teatro. Quello di raccontare la vita, la storia e il sacrificio che si è concluso con la morte di uomini che l'hanno combattuta. E attraverso il fumetto ci è parsa una buona idea, per questo abbiamo ospitato questa mostra curata da un'organizzazione che viene da Sud, da Cosenza, perché ci sembra, soprattutto rispetto alle scuole, che sia un modo corretto di presentare quello che continua ad essere un dramma del nostro paese.